Rappresentano un presidio a tutela della incolumità delle persone. Sono i vigili del fuoco che hanno festeggiato la loro patrona, Santa Barbara. A Matera, la messa nel comando provinciale dei vigili del fuoco, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Caiazzo. Il servizio di Alba Di Palo. Una divisa pensata per affrontare situazioni di pericolo, colori unici e identitari che rendono questi uomini e queste donne simbolo e sinonimo di interventi caratterizzati da insidiose emergenze. Loro lì, fra macerie e fiamme, ci sono, sempre, pronti a calarsi in cavità rocciose buie, a liberare corpi altrimenti senza scampo, sfoderando professionalità e umanità. Sono i vigili del fuoco che hanno celebrato la santa che li protegge, Barbara, martire, uscita indenne dal fuoco. A Matera, la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Matera Ersina, Monsignor Giuseppe Caiazzo, si è svolta nella palestra del comando provinciale. Una giornata in cui i vigili del fuoco hanno dimostrato cosa vuol dire indossare quella divisa, cosa significa mettersi al servizio degli altri. Bisogna creare delle buone squadre, proprio lo spirito di corpo e lo spirito di squadra, perché quando andiamo sugli interventi abbiamo bisogno di fidarci delle persone con cui andiamo ad operare, perché affidiamo la nostra vita al collega e quindi è importantissimo. Le relazioni personali e la stima e la professionalità sono fondamentali. Festeggiare i vigili del fuoco vuol dire comprendere l'importanza del ruolo che hanno e che incarna valori anche evangelici. Quando si opera a favore degli altri e per il bene degli altri c'è sempre l'amore che li anima in un modo particolare. E quindi siamo loro vicini perché effettivamente abbiamo bisogno di loro, ma loro hanno bisogno anche di noi. Quando c'è questa sinergia dove ognuno sente il bisogno dell'altro, allora facciamo circolare l'amore. E i vigili del fuoco sono una di quelle realtà che l'amore concretamente lo fanno circolare perché si possa costruire quel regno e contribuiscono a costruire quel regno di giustizia e di pace di cui la liturgia oggi parlava.